Salve, care amiche e cari amici che mi seguite in YouTube. Purtroppo questa mattina ho dovuto apprendere della triste notizia del terremoto che è accaduto nel centro Italia. Sono molto angosciato per tutte le vittime e per tutti i danni che ha provocato. Mi ricordo quando 7 anni fa, nel 2009, successe all'Aquila. E allora fu un disastro. Ci mancava soltanto quest'altro terremoto per peggiorare la nostra situazione, già che stiamo con tanti problemi economici, politici, di disoccupazione, dell'immigrazione. Adesso, per inginocchiarci ulteriormente, ci mancava questo terremoto che per ricostruire la regione ci occorreranno decine di miliardi di euro. E poi, per non parlare delle vite andate distrutte, delle famiglie, del lutto di migliaia di famiglie. Mi ricordo che all'epoca del terremoto nell'Aquila governava come presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi. E allora, soprattutto la sinistra, lo attaccavano perché il suo governo non avrebbe promosso misure efficaci ed efficienti e anzi si sarebbero compiuti dei magna magna, come infatti hanno rivelato le intercettazioni telefoniche. Adesso che governa, grazie alla legge Porcellum elettorale, che è stata una porcata, il governo il partito che era l'opposizione, la coalizione che era l'opposizione, il PD, il governo attuale, che erano i critici dell'opposizione a Berlusconi di ieri, riusciranno a fare meglio o peggio di quello che ha fatto Berlusconi all'epoca? Speriamo che riescano a fare meglio, però non so, vediamo. Questo grave lutto non ci voleva veramente. Come potremmo ricostruire a tempo la regione? Se ci sono molte regioni d'Italia che già per problemi di dissesto economico sono peggio messe, speriamo di poterla ricostruire a tempo, tutte le zone terremotate, che ancora non si è finito di ricostruire l'Aquila, perché già abbiamo stretto troppo la cinghia per far quadrare i conti. E non so dove si prenderanno i fondi per la ricostruzione, che sono mancati nell'Aquila. Già da 7 anni non hanno ricostruito all'Aquila quello che dovevano ricostruire. Se ti immagini adesso nel centro Italia se riusciranno a ricostruire tutte le zone andate distrutte dal terremoto. Si dovranno fare altri tagli, altri aggiustamenti, altre rinunce, altri sacrifici economici, più di quelli che ci ha richiesto la ricostruzione mancata dell'Aquila e più di quelli che ci richiede l'entrata nell'euro. Adesso io mi chiedo, i tagli, perché la corda si taglia sempre dalla parte più sottile, li dovranno fare alle spese degli italiani, alle spese di tutti noi, o i tagli li faranno sulla casta, sulle spese burocratiche, sui funzionari di partito, sui portaborse, sui ministri, sui parlamentari, sugli onorevoli, sui deputati, sui senatori, sui sindaci, su tutti i funzionari, gli amministratori pubblici, politici, i dirigenti, i sindacalisti,
i governanti, perché mi sembra che ci saranno da fare dei gravi tagli, ma andranno a fettare come sempre le scuole, gli ospedali pubblici, la sanità, l'istruzione, la ricerca scientifica, i servizi pubblici e non chi guadagna 50.000 euro al mese. Beh, con questo vi lascio. Era solo per dire la mia grande costernazione e dolore per quest'altro terremoto. Non vi scordate che Italia è tutta a rischio sismico, alluvioni e valanghe. E che Roma poggia su sette colli che sono vuoti, cavi, quindi se ci fosse un terremoto a Roma sarebbe un disastro. Sprofonderebbe tutta la capitale sottoterra, magari centinaia di metri. Auguriamoci che ciò non succeda mai, ma potenzialmente può accadere, perché adesso è stata colpita tutta la regione intorno a Roma, ma potenzialmente può accadere un terremoto a Roma. Allora sì, che sarebbe veramente apocalittico. Altro che Apocalypse Now. Se succedesse un terremoto con epicentro sotto la città di Roma, andrebbe persa per sempre e potrebbero morire milioni di persone. Auguriamoci che non succeda mai, ma per intanto ogni terremoto che ci tocca vivere sono decine o centinaia di miliardi di euro che bisogna togliere dal nostro prodotto interno lordo, ed è ora di fare dei tagli alla casta, perché ogni volta i sacrifici li devono fare gli stessi italiani, gli stessi colpiti dal terremoto. Invece i politici rimangono guadagnandosi tutte le loro diete, che loro non hanno uno stipendio, hanno delle remunerazioni, non hanno dei privilegi, cioè no, purtroppo ne hanno troppi. Non hanno dei diritti, volevo dire. Il politico ha dei privilegi perché viene remunerato, ma se è chiamato onorevole è perché dovrebbe lavorare ad onore. Poi lo remuneranno per il lavoro che fa per la comunità, ma molte volte è un secondo lavoro, perché come primo lavoro manca in Parlamento, nella Camera dei Deputati o dei Senatori, per fare l'avvocato, l'ingegnere. Quindi guadagnassero di meno i politici, con quello si potranno ricostruire le città danneficate da questo terremoto e anche l'Abruzzo. Vi lascio, se no il video viene troppo pesante, poi approfondirò l'argomento. Questo è stato un video al passo. Vi ringrazio di seguirmi, care amiche ed amici. Faccio un video breve come già mi hanno consigliato di fare. Ciao. Come potete vedere, il mio amico Dammi o Dummie 4 giorni fa mi scrisse: "Complimenti capitano, continua così. Vorrei solo dare un consiglio. Fai video corti, saluti." Ecco. Spero di poter aver adempiuto a questa raccomandazione. In ogni caso, grazie di commentare i miei video e di seguirmi. Ci vediamo alla prossima. E io seguo questa faccenda del terremoto che veramente mi angoscia molto. A un'altra, eh? Ciao, dal vostro Capitan Sant'Enchan.